Fino adesso che si è fatto? Nulla. Vabbè, siamo a 120 da Parigi, quindi abbiamo già fatto quasi 1300 km. Oggi c'è 500 di dislivello, quindi abbiamo già fatto tipo 12.500 di dislivello. Io pensavo peggio, però. Te come stai? Ma allora. Dopo Firenze, dopo la pioggia, dopo le Alpi, abbiamo finalmente raggiunto la Francia. Poche centinaia di chilometri e saremo sulla linea di partenza della Parigi-Roubaix. Noi siamo i Rolling Dreamers e questo è il nostro racconto. Dopo il primo giorno quando siamo partiti avevo un po' di problematiche, già sulla futa ero disintegrato di schiena. Quindi non avere buone sensazioni dopo 60 km, diciamo, non è stato il Dovendone fare massimo 1.400. a livello mentale. Però dai, anche il paesaggio delle Alpi. Le Alpi e poi comunque la campagna francese che ci è piaciuta quella comunque, molto Assolutamente. bella. Tanti animali, insomma pascoli, bello, 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 bello. Un po' ventosa. Quanti chilometri orari per? No, è un discorso di wattaggio, di potenza. Perché come se c'è una forza ti arriva molto. Dipende da quanto va il vento. Il viaggio è una scoperta continua. Ogni giorno riprendiamo la nostra marcia e in silenzio ascoltiamo le nostre sensazioni e il panorama che ci circonda. Non abbiamo né tempi da rispettare né prestazioni da rincorrere. Ci siamo solo noi due, le nostre bici e il nostro staff. Tutto il resto non conta. Oggi si va verso Parigi per iniziare un'avventura straordinaria. Pensare che sono passati 8 giorni mi fa un po' strano. Sono volati. Vero? Esatto. Eppure insomma, un po' il mazzo ce lo siamo fatti. No, io me lo sono fatto. Esatto. Te magari un po' meno, no, perché no. Sicuramente sei più allenato, io me lo sono sicuramente fatto. Non so cosa arrivi a Parigi. Bonsoir à tous. Paris. Le voyage c'est fini avec le vélo. Et nous sommes à Paris et ce soir nous allons célébrer l'arrivée à Paris. Visto? Se lo dice lui, io mi fido. Dopo 1400 chilometri, finalmente raggiungiamo la nostra meta. La Parigi-Roubaix ci aspetta. Il pavé ci aspetta. E noi siamo pronti.